Questo è un onore comunque, lei è stato il primo appuntamento di Silvia. Se ci pensiamo. Il primo appuntamento di Silvia. La mia prima esperienza nel ristorante di primo appuntamento, non c'è stata una cosa che non ha funzionato, non ha funzionato niente. Si nota comunque che quando parli non mi guardi negli occhi. No, hai ragione, ti chiedo scusa. Quella sera non mi sentivo proprio a mio agio, mi sentivo nel posto giusto con la persona sbagliata. Il tuo discorso sta a dir cosa? Forse mi sono perso io. La portata principale mi è rimasta un po' del traverso. Te dopo Silvia sei tornato, no? Sì, ero tornato una seconda volta, ma non si è presentato nessuno, sono rimasto da quelle parti fino a chiusura. La seconda volta è stata strana perché mi sentivo, non la giornata della vita, però mi sentivo, avevo riposato bene, sai quando salieni nei pianeti, ecco, diciamo. Arriva, prima o poi arriva, ne sono sicuro. Prima o poi arriva. Io non ho fretta. Invece non si è presentato nessuno. Che è successo? Sono anche in una posizione, insomma, di dover pensare che... Che non viene proprio. Mi resterà sempre questo dubbio, chi era? Chi saprà mai chi era quella ragazza? Poi sono tornato, quando ho incontrato Silvia ho fatto la cena con Katia. Esatto. La mia terza volta al ristorante di primo appuntamento è stato proprio uno shock, veramente. Prego, prego. Anche la cena con lei io me ne vado. E poi dopo mi ha portato al mio tavolo, è stata l'ancora di salvezza. Piacere, Katia, piacere. Scusa, non... Tranquillo, non ci sono problemi. La cena con Katia, quando l'ho vissuta lì per lì, è stata una bella esperienza perché comunque ho conosciuto una persona molto più vicina a me. Sono una teledipendente. Batti il 5 perché anch'io. Lì per lì sembrava esserci dell'affinità e poi... Io ti ringrazio, ma per me purtroppo no. Amici come prima, abbiamo reso strade diverse, succede, se la vivi. Sai che te perdi. Esatto, questa è la risposta esatta. Mo sono passati qualche anno, ho 41 anni, ma la speranza di innamorarmi è sempre la stessa. Io mi ricordo la frase che mi disse qua al bancone. Mi disse, io sono 20 anni che sono single. E ora sono diventati di più. Mi è rimasta impressa. Vero? Cerco di non perdere la speranza perché è un'emozione che non provo da tanto tempo. Avevo 17 anni l'ultima volta mi sono fidanzato, ora ce n'ho 41. Insomma, penso di meritarmela, ecco. Spero che sia la volta buona, cioè spero sia la cena più indimenticabile, certo. Ma in senso buono. Non sono tornato al primo appuntamento, vediamo un po' chi entrerà da quella porta. In bocca al lupo. Viva il lupo, non credo. Viva il lupo, viva il lupo. Posso chiedere una domanda, forse tu puoi dirmi che non mi vuoi rispondere. Tu non hai figli. No. Io ti dico una cosa. Okay. Quando è nata mia figlia, il suo padre è morto poco, 2 giorni prima. Condoglianze, mi dispiace. Grazie. E lo sai che cosa mi hanno detto in ospedale? È morta un'anima, se ne è venuta un'altra, è tornato per lei. Mia figlia mi ha dato la forza, io ce l'ho fatta, l'ho cresciuta, credo bene. E in qualche modo siamo andati avanti. Quanti anni c'ha tua figlia? 17 adesso. Ammazza, oh. Scusa, non me l'aspettavo grande così, oh. Però. Di solito ci prendono per sorelle, ci completiamo tranquillamente. Lei, per esempio, ama molto disegnare e mi ha disegnato tutti i miei tatuaggi. Li ha scelti lei e li ha disegnati lei. Adesso ne ha 17, studia, parte all'Accademia di Manga Europea. Se vedo feeling, se vedo che a quella persona posso piacere, beh, mi sciolgo un po', mi piace, cioè per cui magari mi imbarazzo, magari mi intorto, ma non nel senso negativo. Io poi, allora, sono molto appassionato dei cartoni animati, film, telefilm, queste cose qua. La cosa che mi affascina molto, oltre a essere appassionato di vecchie sigle di cartoni animati, per cui quelle recenti non le ascolto quasi più, a quelle degli anni 80, 90, io... Ok, allora se ti dico che mia figlia si è appassionata ai cartoni animati, ma okay, anche di Pollon, cioè hai presenta? Ma come no? Ma nessuno la conosce. Io dico, sembra talco, ma non è. Serve a dare l'allegria. La storia ha cominciato ad amare anche con questo, perché io l'ho trascinato in tutti i musei possibili, allora, immaginabili. Allora, devi far vedere la serie classica dei Cavalieri del Zodiaco. Ce l'abbiamo a casa. Cavalieri del Zodiaco. L'unico che non ho trovato
e l'ultima scatola che è adesso. Te lo presto io. Ah, perfetto. È la mia serie preferita. La cosa migliore che mi dovrebbe succedere. Vorrei che il tempo volasse, che tutto è leggero, che tutto è bello. Vengono dal mio mondo. Purtroppo la normalità è molto banale, è quello sì. che io considero sempre. Mm-hmm. Cioè, le persone che hanno una vita banale, che non hanno più sogni, mm-hmm. sono in qualche modo morti dentro. Ok. E noi che invece ancora abbiamo dei sogni, che li realizziamo, che ci proviamo, okay. anche se non si realizzano, sì, sì. in qualche modo siamo outsider. Ho bisogno che qualcuno mi accolga nel suo mondo, qualcuno che mi fa riscoprire quel bello del vivere, quel lasciarsi andare, quello che proprio mi manca, che non ho da tanto tempo. Tu che sei qua sei anche tu un outsider, perché stai provando certo, a migliorare certo. la tua vita. All'interno stesso di questo, di questo ristorante sono un outsider, nessuno è tornato 4 volte. L'amore è come vincere una lotteria. Sai che non ti succede, però ci provi, perché se ci riesci hai sbancato. Devi forse un goccettino di vino ci voleva per quando dobbiamo fare questo a noi. Lo faremo con l'acqua, noi siamo 2 outsider, famo come ci pare.